In questo numero di Salute Magazine, il 10,8% degli adolescenti ha assunto psicofarmaci senza prescrizione. Janssen, una piattaforma H24, a disposizione di pazienti e caregiver. Il 2 e 3 marzo, la conferenza nazionale sulla farmaceutica. Poco meno di 300.000 studenti nelle scuole medie superiori, pari al 10,8% dei 15-19enni, hanno assunto psicofarmaci senza prescrizione medica nel corso del 2022, il dato che aveva raggiunto la sua punta massima nel 2017, per poi scendere fino al 6,6% nel 2021, è quasi raddoppiato dallo scorso anno. I dati sono emersi da uno studio dell'Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa ed ESPAD Italia, condotto su un campione rappresentativo di studenti delle scuole superiori italiane. Il commento di Sabrina Molinaro, ricercatrice del CNR e responsabile dello studio. Il dato ESPAD di quest'anno ci ha stupiti, ma non troppo. In realtà sono molti anni che osserviamo un misuso di questo tipo di farmaci. Sono farmaci che, se usati in maniera competente, sotto prescrizione medica, possono essere di aiuto su determinate patologie. In questo caso la cosa che invece noi denunciamo da anni è che molti ragazzi ne hanno accesso appunto senza prescrizione medica. Che cosa vuol dire? Che ne fanno un uso abbastanza casuale e non così casuale come ci si aspetterebbe, perché si dice che lo facciano per lo più per sballare. Beh, solo il 10% dei ragazzi ci ha detto di aver fatto uso di questi farmaci per sballare, la maggior parte invece di questi ragazzi ne fa un uso coerente rispetto a quelli che sono gli effetti stessi dei farmaci. Per esempio, il 75% di coloro che ci hanno detto di aver fatto uso di farmaci per le diete ci dice di averlo fatto per migliorare il proprio aspetto fisico, così come il 45% dei ragazzi che hanno detto di aver fatto uso di farmaci per l'attenzione lo ha fatto per migliorare la propria performance scolastica. Quindi capite che tutto sommato questi ragazzi non è che lo fanno proprio fuori da ogni conoscenza. Questo è un dato che ci deve far riflettere, perché è necessario che gli adulti delle scuole, così come le famiglie, così come altri adulti significativi nel mondo degli adolescenti, abbiano chiari tutti quelli che possono essere invece i rischi correlati a un uso non controllato di queste sostanze, che possono anche essere performanti per i ragazzi, apparentemente performanti, che però nel lungo periodo creano senza dubbio un enorme disagio. L'innovazione è alla base della ricerca clinica nel mondo farmaceutico e con la pandemia si è registrata un'accelerazione in termini di attenzione e investimenti. Janssen Italia punta sul digital health e ha creato due piattaforme a disposizione di sanitari, pazienti e caregiver. Ne parla Federica Mazzotti, Business Transformation Director dell'azienda, intervistata da Barbara Millucci per l'agenzia Italpress. Noi ci concentriamo prevalentemente su due piattaforme che abbiamo sviluppato in questi ultimi anni, una dedicata agli operatori del mondo sanitario, che si chiama Janssen Medical Cloud, dove si trova l'informazione sui nostri prodotti, sull'area terapeutica, dove i clinici possono trovare per esempio articoli scientifici, pubblicazioni, informazioni che sono rilevanti per la loro attività quotidiana. E poi abbiamo invece un portale dedicato ai pazienti caregiver che si chiama Janssen With Me, dove sono presenti in questo caso informazioni di patologia prevalentemente, perché ovviamente i farmaci che sono farmaci da prescrizione non possono avere pubblicità al grande pubblico, per cui si parla di patologia e fungono proprio da, incanalatori di informazione, ma anche un modo per i pazienti, per i caregiver, per avere dei riferimenti, per avere dei contatti. Ci sono tutta una serie di servizi anche qua che sono messi a disposizione da l'esperto risponde, quindi un clinico che è disponibile 7 giorni su 7 H24 per rispondere a domande e dubbi dei pazienti, o anche solo per sapere magari qual è il centro di riferimento per una certa patologia. Secondo lei a che punto è la ricerca anche oncologica? Beh, la ricerca sicuramente ha fatto grandi progressi, ci sono patologie dove
Solo qualche anno fa purtroppo il tasso di mortalità era molto alto, ormai ci sono patologie in ambito oncologico e ematologico che vengono definite croniche perché i pazienti alla fine muoiono di altro e non invece del tumore piuttosto che del linfoma e quant'altro. Quindi la ricerca è avanzata moltissimo da questo punto di vista e ovviamente le aziende farmaceutiche giocano un ruolo molto importante. Si terrà a Catania il 2 e 3 marzo la 21esima conferenza nazionale sulla farmaceutica. Il principale tema affrontato riguarda l'accesso ai farmaci, dalla regolamentazione europea ai farmaci innovativi e alle terapie avanzate, dalla questione dell'accesso regionale alla necessità di uniformità del sistema sanitario. A illustrare i lavori il responsabile scientifico della conferenza, Filippo Drago, professore di farmacologia all'Università di Catania e direttore del Master in discipline regolatorie. Questa conferenza ha l'obiettivo di discutere questi problemi e di evidenziarne alcune vie di soluzione, alcune possibili soluzioni, soprattutto alla luce di un fatto importante che è il nuovo assetto che AIFA si darà da qui a qualche mese, una sorta di rivoluzione che si verificherà nella nostra agenzia, poiché le due commissioni, la prima, la commissione tecnico-scientifica che è sempre stata destinata alla valutazione dei farmaci e il secondo, il comitato prezzi e rimborso che invece si è sempre occupato della negoziazione dei prezzi, saranno unificate e l'unica commissione, questa unica commissione avrà il compito di valutare i farmaci e di negoziarne il prezzo. Quindi insieme la questione di fondo, cioè l'accesso ai farmaci più costosi, che sono però i più molto spesso i più importanti, i più avanzati nella terapia di alcune malattie, spesso senza altro trattamento disponibile, è la questione di questo nuovo assetto che AIFA si darà da qui a qualche mese. Sono i due argomenti, peraltro strettamente collegati l'uno all'altro, che rappresentano l'argomento di fondo di cui la conferenza si occuperà. Si tratta quindi di un evento multidisciplinare che si propone di porre dei problemi ma anche di proporre delle soluzioni.